sia lodato Gesù Cristo. Nel nostro percorso di riscoperta della fede della Chiesa ci rendiamo conto che la Chiesa, attraverso il suo credo niceno-costantinopolitano, affronta tante questioni, quelle poste dagli interrogativi che nascono nella mente argomentativa dell'uomo, magari anche della scienza, e vediamo qualche interrogativo la Chiesa si è posta attraverso il compendio del catechismo della Chiesa cattolica in riferimento alla creazione per dire riprendiamo dal numero 62 che cosa insegna la Sacra Scrittura circa la creazione del mondo visibile per quanto riguarda la creazione del mondo invisibile quelli che abbiamo chiamato angeli abbiamo già parlato nella catechesi precedente adesso Guardiamo al mondo visibile. Attraverso il racconto dei sei giorni della creazione, la Sacra Scrittura ci fa conoscere il valore del creato e la sua finalità di lode a Dio e di servizio all'uomo. Ogni cosa deve la propria esistenza a Dio, dal quale riceve la propria bontà e perfezione, le proprie leggi è il proprio posto nell'universo. Non è una risposta che esaurisce tutti gli interrogativi perché altri vengono posti successivamente, quindi apriamo questo grande portale sul mistero della creazione di tutti gli esseri visibili, microcosmo, macrocosmo. Poi ci interrogeremo anche sulla creazione dell'uomo successivamente, tra poco. Ma Intanto, questa creazione, la sacra scrittura, ha diritto di svelarci le origini dell'universo, della terra, le origini dell'uomo? Ne ha più che mai il diritto, non lo fa certo con strumentazione di carattere scientifico e la scienza stessa non si troverà mai in contrasto, se è vera scienza, con la rivelazione. Cristiana, o meglio la rivelazione biblica in generale. Perché sono due modalità diverse di affrontare la questione. Le origini hanno sempre attirato l'attenzione dell'uomo, hanno un fascino particolare, appunto perché sono avvolte nel mistero. Chi può conoscere fino in fondo le origini? Si dice il Big Bang, nulla da obiettare ovviamente. Se la scienza è in grado di dimostrarlo e per quanto lo sa dimostrare ci va benissimo. Ma in che cosa poi di fatto è consistito l'atto della creazione? È la Sacra Scrittura, cioè Dio stesso che ne è l'autore, che ce ne ha voluto presentare i tratti essenziali, non per soddisfare la nostra pura curiosità, ma per dirci... Quanto lui è interessato alla vicenda del mondo, perché ne è l'autore, e come lui la considera questa creazione, questa grande creazione, il patrimonio che Dio ha voluto affidare alle sue creature intelligenti, esseri concreti, umani, gli esseri umani, è il grande patrimonio di un padre per i suoi figli. La Sacra Scrittura ne ha il diritto. E noi abbiamo il diritto di sapere che cosa la scrittura ci rivela riguardo a questo mistero della creazione. Viene presentato nel racconto dei cosiddetti sei giorni, che poi è evidente, non corrisponde a sei giornate di 24 ore. La Sacra Scrittura si esprime per immagini, ovviamente. I sei giorni indicano una... Un insieme di tempo, vuol dire che nel tempo Dio ha operato la sua creazione, nella diversificazione: creò il cielo, la terra, e poi si dice la luce, e ha distinto la luce dalle tenebre, e poi ha creato le acque: le acque della terra, quelle dei mari e quelle che sono nei cieli. Per dire che Dio ha creato tutto, e ha creato non in un istante. Ma nello svolgersi di un tempo, il tempo. Quale definizione potremmo dare migliore di quella di Agostino, il quale definisce il tempo la misura delle variazioni e la creazione appunto ha avuto queste fasi di evoluzione. E questo è interessantissimo: la scienza si tuffi pure dentro questa realtà e darà anche alla rivelazione alla nostra curiosità comunque dei dati interessantissimi e certo non sfigurerà se la scienza è il frutto di una ricerca autentica confermata da prove e riprove ci darà un modo ulteriore per fissare lo sguardo su quella realtà che è la creazione che è il portento di Dio, il miracolo di Dio, la sua creazione che si è svolto detto in un lasso di tempo. E quanto tempo? Sei giorni? No, i sei giorni servivano molto bene per il settimo giorno, per dire alla fine che Dio si è riposato e quindi il mondo ebraico era chiamato a riposo, che Dio lavora per sei giorni, ma che Dio stesso autorizza, anzi obbliga l'uomo a fermarsi. Anche qui avremmo tanto da poter dire queste nostre settimane brevi per certi versi e lunghissime oltre il tempo che non hanno neanche più sosta, le hanno inventate tutte. Anche quella di avere le domeniche occupate per entrare in un negozio o nell'altro, tutte questioni d'accordo su cui quantomeno discutere, riflettere, ma non avere più il tempo per l'uomo, mentre il settimo giorno Dio l'ha previsto per l'uomo. Perché l'uomo sperimenti la bellezza dell'essere famiglia, di essere cioè relazione interpersonale e familiare, tra sposi, tra genitori e figli, questa realtà rischia di essere eclissata mentre sta alle origini stesse dell'essere umano. Poter dire mi sono riposato. Ecco lo scopo dei sei giorni di attività, il settimo per riposare. Ebbene, la Sacra Scrittura presenta e accentua il valore delle cose create. Tutto ha valore. Tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio, intendiamoci sempre in termini analogici, simbolici, tutto ciò che è uscito dalle sue mani creative è buono. Dio vide ciò che aveva fatto, era cosa buona. Ed è finalizzato tutto il creato vuole essere un canto di lode a Dio, mistero di amore trinitario. Ma a servizio dell'uomo, tutto è stato creato prima dell'uomo, ovviamente. Il macrocosmo, vedremo le grandi galassie, il cosmo in sé, costituito da microcosmo, cioè da atomi, da particelle infinitesimali, ma tutto creato in funzione della vita. E la vita tutta in funzione dell'uomo, l'uomo è il destinatario di tutta la creazione. A servizio dell'uomo è stato creato l'universo, la terra, gli animali, le piante, tutto a servizio dell'uomo, questo essere umano che siamo noi. Più riflettiamo su questo, lo faremo anche in numeri successivi, parlando della creazione dell'uomo, più ci rendiamo conto della nostra nobiltà di essere umani. Tutto a servizio dell'uomo. Ogni cosa deve la propria esistenza a Dio, dal quale riceve bontà, perfezione. Le cose create da Dio sono perfette, hanno una, dentro di sé una razionalità che è assoluta, ha delle leggi, le leggi che costituiscono l'essere stesso. Che cos'è in fondo la luce? Se non l'insieme delle leggi che presiedono questa realtà, la luce. E che cos'è la pianta se non l'insieme delle leggi che costituiscono l'essere pianta? Le leggi non sono realtà estranee, esterne, sono l'identità più profonda. Potremmo dire la verità del reale è l'insieme delle sue leggi, cioè di situazioni di stabilità su cui la realtà creata si muove costantemente. Ed è una realtà che è stata costituita tale per la creazione, dunque per volontà di Dio, che non ritrae nulla. Una volta immesse le leggi che costituiscono l'identità del reale, quelle leggi permangono e Dio non le sopprime. E un'altra domanda, numero 63. Qual è il posto dell'uomo nella creazione? L'uomo è il vertice della creazione visibile in quanto è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Questa è una risposta riassuntiva che poi verrà ripresa soprattutto dal numero 66 in poi. Intanto ho detto è riassuntiva, è posta in questo momento dell'articolazione del compendio del catechismo della Chiesa Cattolica perché vuoi far capire come la creazione di tutto ciò che Dio ha voluto mettere nell'esistenza ha un suo fine e appunto è l'uomo vertice della creazione. Potremmo dire in termini anche più attuali è il terminale, cioè proprio è la confluenza. Tutto è stato creato in funzione dell'uomo. Nell'uomo c'è tutto, oltretutto, c'è tutto ciò che appartiene alla natura eh, creata. C'è già dentro. L'essere umano c'è tutto. C'è l'atomo, ci sono le cellule, c'è l'insieme di un organismo, l'universo, c'è tutto dentro l'essere umano, creato di immagini e somiglianze di Dio. Ma avevo detto su questo tema, riprenderemo dal numero 66. Adesso leggiamo il numero 64. Che tipo di legame esiste? tra le cose create. Esiste tra le creature una interdipendenza e una gerarchia, volute da Dio. Nello stesso tempo esiste una unità e solidarietà fra le creature, poiché tutte hanno il medesimo creatore. Sono da Lui amate e sono ordinate alla sua gloria rispettare le leggi iscritte nella creazione e i rapporti derivanti dalla natura delle cose, è quindi un principio di saggezza e un fondamento della morale. Testo chiarissimo in sé. Cerchiamo di evidenziare magari qualche tratto non problematico in sé, ma su cui l'uomo oggi, specialmente attraverso... La scienza ha posto in discussione, semplicemente per quello, cioè tra tutti gli esseri creati esiste una interdipendenza, tutto fa cosmo nella volontà di Dio, nel progetto di Dio, niente è separato, niente è individualizzato, tutto fa parte di un grande organismo che Dio ha predisposto. Esiste una unità, persino, dice il testo, una solidarietà fra tutte le creature fra tutto ciò che è creato. E allora vuol dire rispettare queste creature. L'ecologia in fondo in che cosa consiste? Nel rispetto di tutte le creature nella loro identità. Che vuol dire? Nella verità del loro essere. Le piante vanno rispettate perché piante. Gli animali vanno rispettati in quanto animali, nella loro stessa specie, nella molteplicità delle loro specie. Il clima va rispettato come clima, che dire, è il respiro dell'uomo. Ogni volta che si interviene per alterare una verità di identità, piante ho detto animali, il clima che noi respiriamo. Quando noi interveniamo per alterare queste cose, creiamo uno squilibrio che danneggia presto o tardi, inesorabilmente, l'essere umano. Tra tutti gli esseri, specialmente viventi, c'è una solidarietà fondamentale. Questa è la vera ecologia. E non c'è dubbio che il segreto della ecologia lo possiede in pienezza Colui che crede nella Sacra Scrittura. Chiunque legge questa parola che ha svelato il senso degli esseri esistenti nella loro globale solidarietà, è in grado di capire il valore della ecologia, anche se siamo convinti che una ecologia della natura è garantita da una ecologia dello spirito dentro di noi. Soltanto quando l'animo umano è purificato, vive l'equilibrio, l'armonia del suo essere interiore, è in grado di intercettare l'armonia dell'ecologia, della natura e di rispettarla, anzi di valorizzarla in tutte le sue potenzialità. Qui abbiamo di fronte tutta una serie molto importante e grave di problematiche come l'ecologia va salvata oggi dalle leggi dell'economia che non guarda in faccia a nessuno questa alterazione che è stata prodotta dentro il macro clima e che impedisce poi anche al microclima di realizzarsi di essere abitata respirabile per l'essere umano che tipo dunque di legame esiste tra le cose create? Potremmo dire tra gli esseri viventi, ma anche non viventi. Pensiamo all'acqua. Il problema dell'acqua è quanta Dio ce ne ha data di acqua? Una infinità. Le terre emerse sono soltanto un terzo rispetto alla quantità smisurata di acque. L'acqua, vita, come viene rispettata l'acqua nelle sue sorgive? A chi appartiene l'acqua? È dono di gratuità assoluta di Dio e non se ne può appropriare l'uomo per farci anche delle speculazioni. I doni di Dio come il sole, la natura, l'acqua, la terra, i posti meravigliosi che Dio ci ha dato, sono tutti quanti tra di loro collegati sinergicamente, ecologicamente. Queste realtà inanimate. Sono finalizzate all'essere vivente, pianta, animali, l uomo. L'uomo ne è responsabile, perché le piante non creano antiecologia, gli animali non provocano antiecologia. L'uomo, quando diventa un vorace e intravede soltanto delle speculazioni davanti a sé, non pensa più alla sua responsabilità, che ha di fronte alla natura da cui pure dipende il suo destino personale e quello dei suoi simili nell'oggi e nel domani. Arrivederci.